Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 73esima puntata della serie americana. Oggi siamo qui con Simone, ciao a tutti. Dan, ciao a tutti. Basta ragazzi, siamo solo io e Simone. E non c'è la webcam perché penso, come sentiate, sono un po' raffreddato, per cui vi evito tutto il bello spettacolo. Allora, effettivamente c'è anche Gregola là da qualche parte. Però è a mangiare da circa un'ora, per cui non so che fine abbia fatto. Allora, stiamo caricando il cippato perché Simo sta cippando la legna. È appena andato via, c'era Mattia Feltre. È andato via, che sarà 10 minuti. 440.000 euro tondi 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 ci abbiamo. Wow. No, 439.999. Vabbè. Ma vorrei sapere cos'è che mi ha mangiato fuori 1 euro in così poco tempo. Costo salario, mandami meno i cittadini. Le cittadine, dobbiamo pure mantenere loro, allora siamo a posto. No, è cittadini, cittadini. Ah, ho capito, cittadini. Allora, Ma può essere uno che abbia un caffè dato 1 euro a te. sai che Guarda, si scusa. mangia 1 euro ogni 10 secondi circa? Come costi operativi penso siano, perché non abbiamo altro, il tempo è uno. Turquitin all'altro, Operai come? non ce n'è su. Guarda che roba! L'ha messa a porta via! Pagamento salari, in teoria non c'è niente, vediamo. Cos'è? Costruzione. Costi operativi, manutenzione, tenuta, carburante, costi piantine, 1 euro di salario, ma 1 euro ci può stare. Beh, comunque ultimamente stava andando male, perché sabato meno 46.000, domenica meno 37.000, lunedì meno 7.000, martedì 189.000, oggi 219.000. E siamo partiti con meno? E quando? A fare legna? La prima volta che siamo partiti. Siamo partiti con, mi sembra, 6.000 euro. Col debito a 100.000. Quindi, 100.000 euro di debito, più o meno. Quando siamo comprato i primi mezzi, meno 78.000, meno Sì, 80.000. eravamo proprio tantissimo sotto. E va bene, abbiamo recuperato. Adesso, sinceramente, non voglio fare la stessa fine che abbiamo fatto, diciamo, un po' all'inizio, dato che su Farming 17 è più complicato, diciamo. Cioè, è più semplice che vengano spesi i soldi. Ciao. Ciao, Ciao saluta. È a tutti. più semplice che vengano spesi i soldi, perché toglie molto di più. Cioè, toglie tipo. Ora vi faccio anche vedere. Come potete vedere, toglie. Dov'è? 4.000 di costi veicoli, 2.000 di animali, che non so cosa, 300 di È il tenuta. È mantenimento. mantenimento, ma di che cosa? Solo tenerli lì. Non è che ti fa pagare pure le stalle. Porto a vendere questo, dai. Sì, vai pure. Cioè, io non lo so. Gli do da mangiare, gli do da bere, li pulisco, cosa vogliono di più? Cioè, cos'è che gli devo pagare io per conto di un altro che sta facendo? Questo non l'ho proprio capito. Però vabbè. Farming è per questo che esiste. Le cose che non si capiscono. Comunque, vanno giù una quindicina, ventina mi... 15-20.000 euro ogni 20... Cioè, da sera... Ciao. Dalla mattina... Va No, ho scaricato dappertutto. Dalla mattina alla sera vanno via 20... Vanno via una cinquantina di migliaia di euro circa. Facendo passare 24 ore. E sono tanti, cioè. Per cui questi soldi che troviamo qui adesso. No, ci troviamo. Questi soldi che ci siamo guadagnati adesso, ce li facciamo. Ce li teniamo qui. Proprio buoni, buoni, buoni. In modo da non andare in rosso al primo sgarro. Cioè. Ci abbiamo un po' il Metti sedere in parato. banca, no?
Sarebbe una cosa bella se si potesse fare come su GTA, che puoi investirli, metterli in banca, comprare e vendere le azioni. Sarebbe bello. Però poi non sarebbe più farlo. Potremmo iniziare qualche altro allevamento? Appena finiamo la legna, anche sì, non me lo dicevo. E vacche o i suini? Io direi i suini. Non lo so. Dopo quindi c'è stato dai magna e l'oranturco. No, è vero, i suini vogliono anche le barbabietole, se non mi sbaglio, oltre a tutto Ah. quello che ha detto Sim. Ci Hai conviene le visto? vacche, Patate, sì. Le patate. Hai visto la lana? patate. Ha già Vabbè, allora. venduto? Teniamole indietro. Com'è la lana, perché? Perché la lana è a prezzo verde? L'ho già venduta ieri sera. Ah, ok. Non mi sembra che ce ne sia più da vendere. Posso Suini ce venire li lì? porterebbero qui. No, ma ci conviene prendere le vacche. Sono giù al campo 27. Abbiamo già erba, paglia, la trincea là, che c'è già un po' di trinciato dentro. Qui il biogas, io sono ancora titubante ad usarlo, perché ho paura che si buggi di nuovo come l'altra volta, che perdiamo 1 milione di litri. Beh, penso che ora, dopo tutte queste patch, l'abbiano sistemato, ma non vorrei che, essendo Ma questa carriera c'è vecchia... campo, ah, guarda che roba. Che è successo, Simo? E mi sembrato lasciamo perdere che non. Ha Lasciamo perdere. fatto catapulta e vedi tu fini. Non so stato. Praticamente mi si è confiscato la punta del rubino, no? Dentro le forche del JCB ha fatto quando io sto fatto un movimento, no? Ha fatto catapulta e lungo è sparito. Quando ce lo ritroveremo su un campo diremo: ah, ecco dove è finito. Questo era il famoso trucco che ha fatto catapulta Sì. di quella famosa puntata di venerdì e comodi 17, venerdì 17. Questa puntata delle l'abbiamo sabato registrata. Voi ora la delle state vedendo sicuramente un altro giorno. Voi la state vedendo 18, 19, tu 21 pensa un giorno. po' oh tu pensa un po' venerdì 17 comodi di matematica no tutti 3 4 3 4 5 3 4 Abbiamo quattro vite da parte? Oh, capitano. Quattro, non lo so, so solo che oggi dovrei aver caricato la 70esima. Ragazzi, voi non state a sentire quello che sto dicendo, perché è un po' meno, diciamo, attinente. E dovevo dire una roba, mi sono dimenticato. Ah sì, che se dobbiamo comprare tutte quelle cose che dicevo, soldi ne spendiamo. Poi non Mamma voglio mia. spenderli tutti, come avevo detto. Almeno un centinaio di migliaia o 100.000 vorrei tenermeli. Cioè, per ora comprare seminatrici, erpice e basta, fermarci lì. E poi valutare dopo cos'altro prendere. Se è necessario prenderlo. Quale seminatrice? La Tempo F8 e dare via una ottima. E poi prendere un'altra di quelle che fanno 6 metri, lì la Rapid A600S. Fertilizzare sempre col sarno. Ah, ecco cosa stavo dicendo, che praticamente questo salvataggio, ragazzi, magari adesso mi direte: sì, hanno aggiornato, però Porca questo salvataggio è puttana. vecchio di mesi, eh. Cioè, è stato creato prima ancora che uscisse Farming. Fate un po' conto voi. Perché io questo salvataggio lo creai che era tipo... Farming mi pare sia uscito il 29, io questo salvataggio l'avevo creato che era il 28, 27. Una roba del genere. Per cui c'è... Magari è stato sistemato, sì, ma il salvataggio, essendo vecchio, ha ancora qualche problema. E quindi scusate se si sente Guarda proprio la la voce. potenza dei biologini che Dai. si impennano le culo.
Oh. Basta che non tembi le che cosa la qua tagliamo su via tagliamo io non ne la fa non ne la fa quanti ancora ce n'è ok mi metto qua. Ah, se vuoi te lo lascio in mani tue, non è un problema. No, no, io vedo toglierci. Il trinciacepi l'avete mica visto da qualche parte? Ah, boh. No. Io proprio dicevo che... Sai dove, forse? Il trinciacepi, eccolo qua. Dove? Va bene, grazie. Grazie, grazie. Vedi. Oh, per fare questo lavoro questo qui con i cingoli è adatto. Ci vuole un pennello, un grande pennello. Signore! Qui è questo che è un acqua di meglio. Ci vuole pennello, un grande pennello. Cinghiale! Capito? Perché i pennelli è fatti con l'opera del cinghiale, che non capito? Sì. Tu non l'hai capita? No, sto... sto cercando di far uscire la mano. Ah, ma è sottoterra. Simon! Oh? Come sta il tuo amico Mandingo? Allora, ci ripeto. Allora. Allora. Una volta che si viene a parlare, no? È stato un macello. Un macello proprio. Mettiamolo sto coso che sennò non si capisce niente. Cosa è successo, sì? Niente. È stato un macello. Si è sciacato, oh, ma finito. Ma Mandigo. Ma che. No. Mi so presentato una, ma non me li voglio. Qua. Oh, ok, riusciamo a toglierlo questo, via. Scusate ragazzi se vedrete questa visuale qui, ma è l'unica per togliere i ceppi che si capisca qualcosa. Beh, direi che quelli sotto li togliamo dopo che ci sono ancora gli altri. Ok. Qua ce n'è tre là, in fila. Basta? Sì. Forse è 4, sì. Prima qui? No. No, no, prima. Ce n'è 3. Via. Scusate se non parliamo tanto ragazzi, ma presuppongo che siamo. Cioè, io e Simo siamo stanchi, Grego non lo so, ma. È per quello. Ma che vuoi dire? Sembra le stesse cose. Allora non dico più niente, faccio. Ragazzi, fatemi sapere, vi faccio le puntate da sordo muti. Vi faccio i gesti. Bianco e nero. Bianco e nero. Bianco e nero, co. Potrei vestire il mio con le nuvolette che le guido. Se però ci starebbe. Con la musica di Staglio e Olio. E Charlie Chaplin che gira dentro gli ingranaggi. No, da quanto siamo in puntata? Non lo so. Secondo che te è arrivato che saremmo stati a 5 minuti, eh. Ah, ok. 14 minuti e 20. Quindi togliamo ancora questi e ci salutiamo ragazzi, che almeno lasciamo andare a dormire Simo, che così non sta più a farci compagnia. Mi fa capotato. vai ancora avanti. Ah. Dai, ci fa. La farò. Nella realtà, più che questi, sono più
frequenti, cioè è molto più frequente vedere le trivelle che tolgono i C. Ma a quanto pare qui su farming mettono solo questo. Beh, questa qui è una lama sola, dovrebbe tagliarla a metà. Infatti. E invece toglie i ceppi, ma questo qui non l'ho ben capito. È tipo che? Tipo un nutriente. È una trivella. Tu praticamente penso che vada con il terzo punto. La butti dentro e si scava dentro al tronco. Sì. L'ho visto fare qua che hanno tagliato tipo una ventina d'alberi qui da me. Ma non ho di questi grossi in un viale. Dai, ma perché? Altro che JCB. Deve essere inglese JCB, non vorrei dire una stupidata, ma mi sembra sia inglese. Perché tipo l'esercito inglese ha tutti i JCB. Come mezzi speciali, diciamo. Come birocini speciali. Ma a parte quello, proprio come trattori, tutto. Mezzi speciali in genere. C'è Sì. tipo anche un mezzo che può arrivare tipo a 100 e passa all'ora, una ruspa. L'avevo visto su Top Gear. Ok. Porca puttana, non riesce a fare niente. Va bene ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Questo qui non si vuole tagliare. Madonna. Ah, no, adesso porta via. Allora, che rimo io tenna, Io pum. tengo. Perché vedete, se io anche provo a tagliarlo, qui non succede niente. Per cui non è fatto per tagliare. Ma togliamo i ceppi con questo che finché funziona non ci lamentiamo. E poi deve essere anche più comodo dell'altro, per cui non lamentiamoci. Niente ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione da Dan. Prego. È tutto, ciao a tutti. Ciao a tutti.